Buonasera, io prima di tutto voglio ringraziare Antonio Padellaro, perché senza Antonio Padellaro né io né Marco Travaglio né Luca Telese, nessuna delle persone che vedete qui sarebbe qui e questo giornale non esisterebbe. E non è un ringraziamento, è un ringraziamento vero, nel senso che Antonio aveva tutta l'esperienza necessaria, la capacità e l'abilità per mettere in piedi un giornale, perché vedete, sia io che Marco credo che siamo abbastanza bravi a scrivere i libri, ma scrivere un libro non è mettere insieme un giornale. Scrivere un articolo è una cosa profondamente diversa. Riuscire a far funzionare un giornale è come essere capitani di una nave. Una nave, un bel vascello a vela nella tempesta, perché noi siamo nella tempesta, e riuscire a portarlo in porto. E Antonio tutte le sere ci porta in porto e credo che ci porta in porto piuttosto bene. Ormai siamo sul marina. Adesso, al di là dei ringraziamenti, stiamo parlando. Noi non siamo qua, io non credo che nessuno di noi, quando ci siamo trovati nelle prime riunioni con Antonio, con gli altri, anche con Furio, pensavamo né di fondare un partito né di cambiare un mondo. Pensavamo semplicemente di fare una cosa che si fa in molti altri paesi d'Europa e si fa poco da noi. Fare un giornale. Fare un giornale cosa vuol dire? Vuol dire dare alle persone, ai lettori, delle cose che non sanno, che possono essere di due tipi. Delle notizie, e nel nostro paese di notizie se ne danno molto poche, e delle opinioni, che possono anche essere decisamente controcorrente. Perché una persona deve andare tutte le mattine in edicola e spendere 1,20 € per comprare qualcosa che sa già? Pensate, voi immagino siete lettori o ex lettori del Corriere della Sera, di Repubblica, dei tanti giornali, molti dei quali fatti anche molto bene in questo paese. Prendete la loro prima pagina, guardate il telegiornale della sera e vi accorgerete che per il 90% la prima pagina di quei giornali è esattamente uguale a quello che avete visto sul telegiornale del giorno prima. E allora perché dovete spendere quell'1,20 € per sapere qualcosa che vi arriva già geneticamente modificato tutte le sere nelle vostre case? Non è difficile. Il segreto del fatto, tutti dicono, noi vendiamo adesso 75.000 copie più 40.000 copie in abbonamento, anzi i nostri abbonamenti scadono adesso, se volete potete rinnovateli, perché come vedete noi abbiamo poca pubblicità ed è anche una scelta da parte nostra, e la nostra pubblicità siete voi. Siete voi che fate quel maledetto bellissimo abbonamento in PDF che ci permette di mettere da parte i soldi per pagare i nostri stipendi, gli stipendi dei nostri collaboratori, per fare inchieste, ne vogliamo fare di più, e per trasformare questo giornale da un giornale da 110.000 copie, un domani, chi lo sa, in un giornale da 200, 250.000, chissà cosa potremo essere domani. Noi adesso siamo in pochi, cerchiamo di impegnarsi al massimo, ma abbiamo bisogno più risorse per essere di più ed impegnarci meglio. Poi, cambieranno le cose in questo paese grazie al fatto? No, non nell'immediato, però qualcosina può succedere. Ieri sul sito internet che dirigo abbiamo mandato un'onda, un servizio, un videoservizio il raduno del Gubbio del PDL, e visto che non dicevano niente di interessante ci siamo dedicati ai nostri colleghi giornalisti e abbiamo scoperto che i nostri colleghi giornalisti, e l'abbiamo filmato e documentato, prima di intervistare i vari personaggi, o meglio tendere loro il microfono nelle varie interviste che vedete alla sera nei TG, concordano con gli intervistati le domande, mettono loro a posto addirittura la cravatta. Generalmente un giornalista, se si becca un politico che è sbrindellato, se è televisivo dovrebbe essere più contento perché fa più ascolti, no? No, invece loro gli mettono a posto la cravatta in modo che sia.
E poi quando tu becchi gli stessi politici, come abbiamo fatto noi, invece di chiedergli la crisi del governo, abbiamo messo sotto un microfono a Bonaiuti e gli abbiamo chiesto: scusi, ma il DDL intercettazioni dov'è? Lui ci ha risposto di fronte alle telecamere: ma cosa volete io che ne sappia io in questo momento? Bisogna parlare d'altro. Ora, il principio, e questo lo ripetiamo spesso, il principio secondo cui bisogna conoscere per poter deliberare è un principio cardine di tutte le democrazie liberali, lo enunciava tanti anni fa ancora Luigi Einaudi, e noi pensiamo che possa essere ancora così. Il fatto, come lo intendo io, ma come lo intende credo anche Antonio Padellaro e tutte le persone che sono qui, anche Furio Colombo, che ha un'appartenenza politica casuale ma ben definita in questo momento, non è un giornale né di destra né di sinistra. È un giornale che privilegia innanzitutto le notizie e le storie, poi è un giornale che ha delle sue opinioni e le esprime piuttosto chiaramente, e magari anche chi si riconosce tra di noi nel centro-sinistra esprime alla forza e alla libertà e al posto giusto per farlo, per esprimere opinioni che non sono in sintonia con il centro-sinistra. Io credo poi che questo giornale, come dice, ci ha detto Paolo Flores, si rivolge a un pubblico che spesso nel 1989, quando è crollato il muro, non era nemmeno nato. Un pubblico che era nato nel 1990 e che quindi per tutta la sua vita ha visto sempre Berlusconi al governo. Cioè non lo sa che c'era un'altra Italia una volta, quella che c'era un periodo in cui Berlusconi si occupava solo e semplicemente di televisioni. E questo è un pubblico che è fortunato rispetto a me e a tutti quelli che hanno i capelli bianchi su questo palco, perché è un pubblico che può pensare che la differenziazione come l'abbiamo conosciuta noi nel Novecento fra destra e sinistra, quella differenziazione, non ha più quel significato che aveva una volta. Perché non possiamo più farci prendere in giro da Berlusconi che chiede votatemi contro i comunisti. Non possiamo più pensare che il problema in questo paese siano i fascisti, quei fascisti di cui ha fatto parte anche Gianfranco Fini, ma tanti anni fa, nel 1989. Possiamo pensare che in un paese moderno c'è una differenza sì fra destra e sinistra, ma c'è una differenza rispetto a una serie di valori che non sono i valori fondanti dello Stato. Si può essere di destra, ma essere per le libertà civili. Si può essere di destra e pensare che agli immigrati si deve dare la cittadinanza. Si può essere qualcosa di diverso. Ecco, io penso che da questo punto di vista il Fatto Quotidiano, informando, possa contribuire a costruire una nuova classe dirigente all'interno di questo paese. Una classe dirigente informata, che poi sarà una classe dirigente di destra o di sinistra, ma che non avrà paura di affrontare i problemi per quello che sono. E per affrontare i problemi per quello che sono è necessario raccontarseli, e soprattutto è necessario che qualcuno prima li racconti. Ecco, noi siamo qui per dire quello che gli altri non dicono e per raccontarvi i problemi. Il resto lo dovete fare assolutamente voi.